giorno oggi, terza giornata qua a Madrid al congresso europeo di oncologia, e il focus per i media è sul tumore della cervice uterina. Ogni anno in Italia, voi sapete, si stimano circa 2.400 nuove diagnosi di tumore, di questo tipo di tumore. Lo studio Keynote A18 presentato al congresso ESMO e coordinato da una ricercatrice italiana, la professoressa Kate Rodusso, può davvero cambiare lo standard di cura del tumore della cervice uterina localmente avanzato. Pensate che negli ultimi 20 anni non ci sono stati progressi significativi in questo setting di pazienti. I risultati dello studio mostrano i benefici dell'immunoterapia con pembrolizumab in combinazione con la chemioterapia concomitante. Ne parliamo oggi con la massima esperta, la professoressa Kate Rodusso, principal investigator di questo studio e ha una carica lunghissima, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli, è professore ordinario di ginecologia e ostetricia all'Humanitas di Milano e con il presidente nazionale di AIMS, Avenio Ciglieri. Chetta, ecco, quali sono le caratteristiche di questo studio, quali risultati ha portato e perché è importante, come cambia la pratica clinica? Il tumore della cervice uterina dal 1999 si cura con la radiochemioterapia concomitante esclusiva in combinazione alla brachiterapia. Questo garantisce una possibilità di cura nel 60% delle pazienti, tuttavia c'è un ulteriore gruppo di pazienti che recidiva e quando recidiva ha un'aspettativa di vita che è di circa 1 anno e mezzo, 2. Non siamo riusciti ad andare molto avanti. C'erano tuttavia una serie di dati che facevano pensare che quando si combinava l'immunoterapia alla radiochemio, in qualche modo i due trattamenti si potenziassero reciprocamente. Per cui abbiamo provato in questo studio grandissimo, internazionale, 30 nazioni in tutto il mondo, 176 centri, abbiamo arruolato più di 1.000 pazienti che sono state distribuite su due trattamenti. La metà di loro faceva lo standard, cioè la radiochemioterapia concomitante con brachiterapia, e l'altra metà faceva la radiochemioterapia più l'immunoterapia, il farmaco era il pembrolizumab, che veniva combinato per 5 cicli alla radiochemio e poi proseguito come mantenimento per 15 cicli una volta ogni 6 settimane. Lo studio aveva due obiettivi: dimostrare un ritardo alla progressione e auspicabilmente aumentare la sopravvivenza. Quello che noi abbiamo già visto e presentato 2 giorni fa è il primo dei due endpoint, cioè la progression free survival, e abbiamo dimostrato che combinando l'immunoterapia alla radiochemioterapia per la prima volta dopo 25 anni riduciamo del 30% il rischio di progressione, portando a 2 anni, che è il follow-up dello studio, più 11% di pazienti che non hanno recidivato, che in un setting potenzialmente curativo vuol dire un 11% in più potenzialmente di pazienti guarite. Uno studio tutto italiano. È uno studio internazionale, ma che l'Italia ha coordinato in tutto il mondo. Nasceva da un'idea accademica, io avevo visto i dati dell'immunoterapia combinati alla radiochemio nel polmone, la cosa mi era piaciuta, avevo pensato che la cervice potesse essere un modello, ne ho parlato con l'azienda farmaceutica che ha creduto nell'idea e ne ha fatto uno studio registrativo di successo. Questo è un nuovo modo di intendere la ricerca clinica come una collaborazione tra l'Accademia e le company. Sapete, ecco, quanto è importante, e ancora una volta si sottolinea il livello dei ricercatori italiani, in questo caso rappresentati da Chetta. Ah, questo è un ulteriore successo dell'oncologia medica italiana, per questo faccio i miei più vivi e sentiti complimenti alla professoressa Rodusso, che è comunque un faro in Italia per l'oncologia ginecologica. Come accennavamo in un'altra conferenza stampa, l'Italia ha 2 gruppi che lavorano molto su questo e sono 2 gruppi che pubblicano tanto, che è l'altra cosa importante, che hanno delle idee. Adesso abbiamo il concretizzarsi di un'idea vincente in una neoplasia che più che non avesse, cioè non aveva terapie, ma soprattutto era negletta dal punto di vista anche della ricerca clinica. E questo è importante a mio modo di vedere, perché bisogna andare a cercare sempre queste patologie che alla fine portano a molti pazienti come altri tipi di tumore, che facevano delle vie storiche, risultati storici che abbiamo imparato a usare ma che non erano sicuramente soddisfacenti. E poi
poi c'è un altro importante punto in questo studio: l'uso dell'immunoterapia in patologie in cui non si poteva immaginare solo alcuni anni fa che l'immunoterapia funzionasse. Io ricordo ancora quando Ion, insieme a Intermedi, ha fatto un volume che si chiama 100 domande e 100 risposte sull'immunoterapia. Forse è il caso di farlo, perché quei risultati adesso si sono veramente concretizzati. E l'immunoterapia ha cambiato l'approccio di noi clinici in tutte le sedi italiane, quindi è diffuso, c'è un accesso comodo e semplice, i pazienti vogliono sempre più immunoterapia e lavorano anche in questo caso quando avremo l'indicazione ministeriale, che al momento non c'è, anche se Ghetta mi accennava che l'FDA ha dato la priority su questo, probabilmente così farà anche lei, ma speriamo di avere il farmaco in indicazione anche in Italia. Ma è proprio la filosofia che accompagna questo studio, sia dal punto di vista di ricerca che dal punto di vista dei risultati clinici, che è veramente innovativa ed è una soddisfazione per tutti noi. Ecco, Ghetta, il tumore della cervice uterina colpisce giovani donne in età lavorativa, che quindi sono nel pieno della propria attività. Ecco, la qualità di vita di queste pazienti curate con immunoterapia. Sì, il tumore della cervice colpisce donne giovani, è un tumore estremamente sintomatico, perdite, necrosi, perdite maleodoranti, dolore, è veramente un tumore forse il più difficile tra i tumori ginecologici da questo punto di vista. Quello che abbiamo visto nello studio, eravamo un po' perplessi, preoccupati, abbiamo guardato con attenzione le tossicità perché non volevamo che si sovrapponessero alcune tossicità dell'immunoterapia, per esempio le coliti autoimmuni alle tossicità della radioterapia che può dare enteriti e quindi un peggioramento dei sintomi gastrointestinali, la diarrea. Non abbiamo visto niente di tutto questo, non peggiorano i sintomi, non peggiora la qualità di vita, abbiamo valutato la qualità di vita ad ogni ciclo per 36 settimane in 1000 pazienti e abbiamo visto che non c'è un peggioramento della qualità di vita, un profilo di tossicità probabilmente addirittura migliore di quello che ci saremmo aspettati. Come mai? Profilo di qualità, cioè effetti collaterali ridotti? Non ridotti, ma sicuramente non peggiorati rispetto a quelli che dà la radioterapia da sola. Pensate che il 99,9% delle pazienti ha completato il trattamento. Solo una paziente nel braccio dell'immunoterapia ha discontinuato il trattamento per un evento avverso, peraltro non legato al farmaco. Quindi una compliance al trattamento altissima. Nessun peggioramento della qualità di vita, un profilo di tossicità praticamente sovrapponibile a quello che dà la radioterapia da sola. Siamo veramente molto contenti. Tra l'altro mi preme dire una cosa, questo studio è stato condotto negli anni della pandemia e malgrado tutto, 176 centri in tutto il mondo, abbiamo pazienti che sono arrivate dalla Cina, il 28% delle pazienti era asiatico, il 51% delle pazienti non era di razza caucasica, centri nell'America Latina, veramente centri in tutto il mondo che hanno lavorato in uno dei momenti più bui della storia del sistema sanitario internazionale che è stata la pandemia, e siamo riusciti a garantire una altissima qualità della radioterapia. Questo mi preme sottolinearlo perché in studi come questo, se non garantisci una buona qualità del livello standard di trattamento che è rappresentato il backbone e la radioterapia e vai ad aggiungere qualcosa, non potrai mai essere sicuro che quello che stai aggiungendo è veramente un valore aggiunto o semplicemente controbilancia una radioterapia inefficace. Noi abbiamo ottenuto un'ottima qualità della radioterapia. Tutti i centri erano stati selezionati per questo, tutti i piani di trattamento sono stati rivisti. Avevamo nell'IDMC due tra i più bravi radioterapisti in tutto il mondo che continuavano a congratularsi per la qualità della radioterapia che tutto il mondo stava dando a queste pazienti. Questo ci rende confidenti che quello che abbiamo aggiunto è veramente un valore aggiunto e non un modo per controbilanciare un trattamento inefficace. Davvero, tanti centri America Latina, Asia, tanti centri anche italiani che hanno partecipato. Sì, lo dicevamo prima, l'Italia è stata parte promotrice, a parte che ha pensato lo studio, a parte che l'ha portato avanti, e sapete tutti le difficoltà enormi con cui si può poi andare.
abbraccia due specialità, come diceva adesso la dottoressa, professoressa Lo Russo, cioè gli oncologi medici e i radio-oncologi, e la difficoltà anche di avere le tecniche di radioterapia in tutto il mondo. Come ti ricorderai, Mauro, questa sera, quando Ayam ha incontrato l'America Latina, abbiamo visto uno dei centri Arequipa, pubblico di oncologia del sistema, la macchina per la radioterapia era appena arrivata e loro hanno un'incidenza di carcinoma della cervicuterina enorme, ed erano felici perché avevano la macchina della radioterapia. Quindi nelle aree del mondo che citavi sicuramente qualche problema c'è. Per rispondere a quello, un'idea che ho, quello che chiedevi prima sulla non incremento di tossicità, probabilmente, anzi quasi sicuramente, i due trattamenti non sono sinergici in tossicità. Ognuno conserva la sua, che comunque abbiamo imparato a gestire, perché l'immunoterapia ormai la sappiamo gestire. I colleghi radioterapisti fanno radioterapia su questa anoplasia da sempre, e quindi anche questa cosa mi stupisce, non mi ha stupito che non ci siano effetti collaterali. Quello che è bello è che il coordinamento tutto italiano, con tanti centri italiani, con un comitato scientifico eccezionale che ha fatto i complimenti a tutti, è un successo che in Italia è più difficile di raggiungere che se lo fa un altro collega di qualsiasi altro paese europeo, perché siamo attanagliati da una sinergia fra burocrazia e cattiva gestione di cui ci lamentiamo ogni giorno. Quindi complimenti a Chetta, devono essere ancora maggiori. Ancora maggiori. Tutti noi. Chetta, si parla molto, si discute molto in oncologia sui studi registrativi e la real life. Ecco, questo studio poi verrà confermato nella real life? Io mi aspetto assolutamente di sì, ma direi che 176 centri sono già una real life, cioè 1000 pazienti in 176 centri in tutto il mondo, 30 paesi del mondo, mi sento di poter dire che è già una real life, e però chiaramente poi lo andremo ulteriormente a confermare una volta che il farmaco sarà disponibile, speriamo il più rapidamente possibile. Il tema della cervice uterina si collega inevitabilmente al tema della vaccinazione, è uno dei tumori importanti, per cui c'è quasi la quadratura del cerchio, la vaccinazione efficace nella prevenzione, addirittura nella possibile eradicazione di questa neoplasia, dall'altro lato i successi della terapia. Ecco, quanto è importante il tema della vaccinazione? Bene, più che quadrarlo, so certo dobbiamo romperlo, nel senso che la vaccinazione ai maschi, dico sempre, alle femmine, adolescenti contro l'HPV, salverebbe 5.000 vite l'anno in Italia, perché sono 5.000 i pazienti che muoiono per le patologie HPV correlate, che non sono soltanto la cervice uterina, ma che di cui la cervice uterina è maggioranza assoluta. E qualche anno fa, sempre con Aio, sempre con Chetta, avevamo fatto un volume dedicato agli utenti, ai pazienti, ai cittadini, chiamateli come vi pare, che andava a spiegare quanto sia importante la vaccinazione. Purtroppo vi posso spoilerare che sul nome del cancro che presenteremo il 12 dicembre a Roma, il tasso di vaccinazione degli adolescenti contro l'HPV è diminuito tantissimo per la pandemia. Ma forse non solo per la pandemia, anche per un certo rifiuto nei confronti dei vaccini che poi la popolazione ha dopo appunto le vaccinazioni anti-Covid. Su questo dobbiamo ancora lavorare. Ci sono due punti su cui dobbiamo lavorare, e lo dobbiamo fare nelle scuole. Vaccinare maschi, lo ridico sempre perché gli untori sono i maschi, e le femmine, gli adolescenti, sono tre vaccinazioni, lo diciamo, una dopo un mese l'altra, correggimi se sbaglio, dopo un anno la terza, e vaccinare anche le pazienti HPV che hanno l'infezione, che sono state trattate per l'infezione. È sbagliato pensare, purtroppo è abbastanza diffusa l'informazione sbagliata, che chi è stato affetto o ha avuto l'incontro non debba essere vaccinato, perché gli oncogeni sono tanti e la vaccinazione aiuta anche in quel caso. Vero? Assolutamente. Saverio, grazie per aver sottolineato una cosa importantissima. Noi siamo qui a celebrare un cambio di standard di cura che possibilmente guarirà una quota maggiore di pazienti, e siamo molto felici per questo, ma non ci dobbiamo dimenticare che questo è un tumore prevenibile. Abbiamo una prevenzione primaria che è rappresentata dai vaccini, abbiamo una prevenzione secondaria che è rappresentata da tutto lo screening con il Pap test e con l'HPV test, ed è veramente
celebriamo una cosa che non dovremmo celebrare, cioè dovremmo intervenire sulla malattia molto prima che la malattia arrivi in uno stadio localmente avanzato, come erano le pazienti di questo studio. Se posso aggiungere, l'Australia e la Nuova Zelanda diventeranno HPV free in questi anni, in questo decennio. L'Italia su questo deve fare passi avanti, aderiamo al programma europeo che coordiniamo da un italiano, abbiamo fatto tante battaglie, ci sarà anche un capitolo sui numeri del cancro, dobbiamo continuare a fare informazione su questo, lo so che per i media è ripetitivo, ne abbiamo parlato tante volte, sembra appunto di ripetere sempre le stesse cose, ma bisogna continuare a farlo, perché veramente vaccinando i ragazzi, vaccinando gli adolescenti il problema si risolve. Fra l'altro è una vaccinazione che non dà il minimo effetto collaterale, io l'ho visto in famiglia, i miei figli adolescenti l'hanno fatta senza problemi prima della pandemia. In Puglia, la Puglia è stata la prima regione in Italia a dare la vaccinazione gratuita, perché allora al comando c'era Nichi Vendola. Bisogna sicuramente battere questo, io proprio ve lo chiedo dal profondo del cuore, continuiamo a lavorare su questo argomento. Ultimi 5 minuti, Chetta. Questa nuova terapia può essere utilizzata anche nelle fasi iniziali di malattia? Lo studio arruolava pazienti con primo e secondo stadio e linfonodi positivi e terzi e quarti stadi indipendentemente dallo stato linfonodale, cioè quelli che noi oggi chiamiamo i tumori avanzati. Per le fasi iniziali della malattia in generale non si usa proprio la radiochimio, sono ancora tumori che potrebbero beneficiare di una chirurgia. Laddove serve la radiochimio, quindi nelle forme localmente avanzate, quello che abbiamo dimostrato è che la radiochimio più immunoterapia migliora l'outcome di queste pazienti e verosimilmente ci aiuta a guarirne una quota maggiore. Quello che è interessante sarà vedere gli stessi dati a un follow-up più lungo, perché noi abbiamo adesso un follow-up a 2 anni e già a 2 anni c'è un 11% di pazienti in più che non hanno recidivato, ma tipicamente le curve dell'immunoterapia abbiamo imparato a conoscerle, una volta che si separano continuano a separarsi sempre più, quindi quello che io mi aspetto è che la stessa analisi dei dati tra un anno porterà probabilmente una forbice più allargata. Tra l'altro stiamo continuando a seguire sia gli eventi di progressione che gli eventi di sopravvivenza, perché l'altro endpoint primario dello studio era l'overall survival. In questo momento il dato di overall survival è immaturo, si riferisce a meno del 43% degli eventi, eppure già si vede un segnale, c'è un hazard ratio di 0,72 che vuol dire potenzialmente una riduzione del rischio di morte del 28% in queste pazienti. Non siamo ancora alla significatività, ma stiamo continuando a collezionare gli eventi e se gli eventi continuano ad arrivare con la velocità con cui abbiamo visto, entro un anno avremo il dato di sopravvivenza totale e quella sarà anche l'occasione per andare a rivedere la sopravvivenza libera da progressione e vedere se questo 11% è ulteriormente incrementato. Domande? Io. Qualcosa che ci dici dal punto di vista regolatorio, come siamo messi? Solo ho letto che l'FDA ha concesso una via preferenziale, c'è una data il 24 gennaio 2024? Analizzeranno il file e avendo dato la priority review ci aspettiamo che in pochissimi mesi l'FDA approvi. Il filing per l'EMA è pronto e quindi sottometteranno a breve. Quello che chiederemo a gran voce all'azienda è di avere l'uso compassionevole in Italia appena l'EMA approva, perché non possiamo poi pensare di aspettare un altro anno e mezzo prima di avere il farmaco disponibile. Non sarebbe etico. Questi sono tumori che quando recidivano nel migliore degli scenari hanno 24 mesi di mediana di sopravvivenza. Se abbiamo qualcosa che può impedire la recidiva non è etico non attuarla. Veda? Credo sia un anno importante per i tumori ginecologici, nel senso che persino ESMO ha dedicato una conferenza stampa e un comunicato stampa alle novità in ambito ginecologico. Non tanto di ovaio come abbiamo parlato negli anni precedenti, ma abbiamo parlato di endometrio ieri e oggi di cervice. Ci sono altri studi oltre a questo che danno risultati importanti sulla cervice? Bene, noi vedremo nella plenaria di oggi pomeriggio
uno studio che nello stesso setting di malattia usa la chemioterapia neoadiuvante seguita da radiochemio. È sempre bellissimo vedere studi positivi in cui i risultati sono già stati annunciati come positivi. È sempre molto bello vedere studi positivi in un setting dove non vedevamo cambiamenti appunto da 25 anni. Sono curiosa di vedere i risultati perché chiaramente diciamo, mi interessa vedere che tipo di popolazione è. Le poche informazioni che sono filtrate dall'abstract e che hanno arruolato pazienti completamente diverse. Noi abbiamo un 85% di pazienti con linfonodi positivi e loro hanno un 60% di pazienti con linfonodi negativi. Noi abbiamo un 56% di terzi e quarti stadi e loro hanno un 14% di terzi e quarti stadi. Cioè è chiaramente una popolazione a più basso rischio. E poi le tossicità. Esatto, e c'è un tema di chemio combinata alla radiochemio e vedremo le tossicità. Dalle poche informazioni che abbiamo c'è un 10% di pazienti che nel braccio di radiochemio non ha potuto completare il trattamento per problemi di tossicità, ma soprattutto la cosa che mi interesserà guardare è la qualità della radiochemio, perché questo studio ha un follow up di 10 anni e in 10 anni la radioterapia è cambiata enormemente. Sono cambiate le tecniche, sono cambiati i dosaggi, sono cambiati i controlli. Anche le macchine. Proprio le tecniche. Oggi si fa la radioterapia conformazionale per dare la giusta dose. In passato si faceva una radioterapia 2D, oggi siamo sul 3D e sulla IBMR MAT. È importante dire questo per il motivo di cui sopra. Quando abbiamo cominciato a disegnare lo studio eravamo tutti d'accordo che dovevamo partire dal benchmark attuale della radioterapia per capire se aggiungendo qualcosa potessimo fare meglio. Sarà importante vedere la qualità della radioterapia in questo studio che ha 10 anni di follow-up per capire davvero se l'aggiunta della chemioterapia è veramente un valore aggiunto o se invece controbilancia una radioterapia che non è più la radioterapia attuale e quindi aggiunge solo tossicità a un trattamento che è sottopotenziato. Ok, grazie. Ci sono altre domande, chiuderei con una domanda poco ortodossa dal punto di vista scientifico ma molto umana. Keta, tu hai pensato questo studio, hai avuto l'idea, hai pianificato, hai coordinato 130 centri, 30 paesi. Alla fine è risultato positivo, al di là dell'aspetto scientifico evidentemente, ma dal punto di vista umano, personale, cosa si prova, Keta? Io non posso raccontarvi quanto ero emozionata 2 giorni. Io faccio, mi capita di fare delle presentazioni anche ai congressi internazionali, ma non mi sono mai stressata così tanto nella mia vita come per questa relazione. Sentivo la responsabilità di provare a fare capire ai colleghi l'importanza e l'impatto di questo cambio della pratica clinica. Ero emozionata, ma ero anche profondamente onorata di presentarlo a nome di 176 centri e molto orgogliosa di presentarlo come italiana. Ero veramente, non trovo le parole per dirvi quanto ero emozionata e quanto ero stressata e sono molto contenta che alla fine il messaggio sia passato. Anche la discussione è stata veramente molto impegnativa, ma è stata importante perché mi ha dato la possibilità di spiegare un po' meglio le caratteristiche dello studio, cosa che in 10 minuti di presentazione non si riesce mai a fare. Sono molto orgogliosa. E diciamolo, è anche pugliese. Bene, con questa approccio umano assolutamente importante, anche qui una donna, grande ricercatrice, grande attenzione ai pazienti, con uno studio che impatta davvero sulla pratica clinica, quindi è anche bello poter fare queste conferenze stampa. Quindi abbiamo questo collegamento in diretta dalla terza giornata dell'ESMO dicendo brava Keta, te lo metto. Bravo.